centro distrettuale territoriale dei servizi sanitari. Siamo a Casa Massima. La struttura che c'è all'interno, detta la Casa della Salute, è stata ultimata 2 anni fa. Per la ristrutturazione sono stati investiti circa 3 milioni di euro. Per la prima volta proveremo ad entrare perché ci hanno segnalato che è abbandonata, priva di vigilanza e alla mercé di chiunque. Una struttura AUC su 2 piani per l'80% abbandonata. Al piano superiore, per esempio, c'è solo il consultorio familiare. Si entra senza alcun disturbo. Noi facciamo finta di andare al consultorio familiare. Apriamo. Le 3 operatrici del consultorio familiare sono completamente abbandonate a se stesse. E chiunque può entrare. Ci sono delle voci. In fondo a questo corridoio c'è una stanza di una operatrice del consultorio familiare, quindi non solo chiunque può venire a sentire i fatti di chiunque altro, ma di più, se fossi un malintenzionato, se avessi voglia di vendicarmi, come è successo per esempio purtroppo per la dottoressa Labriola a Bari, ci sarebbero tutte le opportunità. Questi sono alcuni dei cavi che si possono depredare in tutta la struttura mettendo insieme un bel po' di rame. C'è persino il distributore dei bigliettini, sapete, quando venite a mettervi in coda per avere i servizi, l'assistenza, strappi il bigliettino, si strapperà, non si sa quando, il bigliettino per avere i servizi offerti da questa struttura. Quadri elettrici, c'è qualunque cosa. L'ala è completamente abbandonata, però i termosifoni sono accesi. Se ci sono anche i telefoni, questo è uno degli ambulatori che dovrà essere utilizzato dai medici di famiglia e dagli specialisti che saranno ospitati in questa struttura. Come vedete c'è anche il lavello. È tutto pronto, ma da più di 2 anni è abbandonata. Su questo lato del corridoio ci sono tutte le stanze adibite ad ambulatorio e queste sono 1, 2, 3, ancora 4. Le luci sono funzionanti, l'impianto è tutto a posto. In questa stanza abbiamo addirittura trovato le luci accese, chissà da quanto tempo, con quanto spreco per le casse pubbliche. C'è di tutto e di più: tende, lettini per le visite ambulatoriali, armadietti particolari, altri lettini, sempre telefoni, frigoriferi. Strutturata è quella destinata al parcheggio. Quei rami sono crollati dal peso delle nevicate di fine anno e sono finiti praticamente sul vialetto. Fortunatamente non passava nessuno in quel momento e quindi se la sono cavata. Campanelli funzionanti, l'avete sentito, e qui bagni ancora. Il sensore della luce che funziona. Lo scarico. Persino la manutenzione degli estintori è regolare, l'ultima è stata fatta a settembre del 2014 e siccome dura 6 mesi è perfettamente a norma.
per la prima volta riusciamo a far vedere in che condizioni è l'interno di quella che sarà, non si sa quando, la Casa della Salute. Antonio Busto, segretario UIL cittadino di Casa Massima e soprattutto in questo caso referente del comitato cittadino che sta battagliando per vedere aperta la struttura, ha raccolto 2000 firme. A che punto siamo? Purtroppo siamo in un vicolo cieco, nel senso che la politica e le istituzioni ad oggi non hanno dato ancora risposte chiare, quindi non si sa se questa diventerà la Casa della Salute o sarà la grande casa dello spreco di Casa Massima. A maggio scorso l'assessore, ex assessore alla sanità Gentile, in piena campagna elettorale per le europee, era venuta a promettere che a giugno sarebbe tornata da parlamentare europeo e avrebbe risolto la questione. Si è più vista? No, noi l'assessore Elena Gentile non l'abbiamo più rivista, ha disatteso l'impegno che essa stessa ha preso con la cittadinanza. L'invito che faccio all'assessore Pentasuglia è di venire qui personalmente, in modo che possa avere di persona la possibilità di rendersi conto di quello che c'è a Casa Massima. È un vero e proprio gioiellino, è una struttura innovativa, completamente ristrutturata, deve essere solamente messa in funzione, bisogna solamente far entrare i medici per fornire servizi sociosanitari di qualità la cittadinanza di Casa Massima, che non merita certamente che ci sia uno spreco del genere.